Urban Week e anche gossip. E allora mettetevi sul divano, cominciamo! Può mancare la Ferragni dai nostri appuntamenti? No, perché lei ci dà sempre spunto per parlare. Sì, perché dopo aver organizzato il compleanno di Fedez all'interno di un supermercato, hanno ricevuto parecchie critiche. Sono stati accusati di sprecare cibo, di ostentare questa ricchezza che ovviamente non piace agli internauti. In questo momento si trova alle Barbados e non fa altro che selfare, raccontare, ed è stata criticata perché i nostri haters la accusano di trascurare il figlio Leo e addirittura scrivono: volete figli con problemi psicologici? Fate come la Ferragni. Quindi continuano queste accuse per questa coppia così social, così amata e al contempo odiata. Beh, Ferragni, che dire, no comment. Sapete chi è Alessia Macari? Come? Non ricordate la ciociara del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis? Non ricordate? È Alessia Macari che ha vinto Grande Fratello VIP, la prima edizione? È lei, la bellissima ciociara che è stata presa come valletta domenica in. Sì, ma solo per 3 puntate. Infatti alla 4ª puntata è stata sostituita da Miss Italia 2018 e ovviamente si sono scatenate le polemiche. C'è qualcosa contro Mara Venier? Sono state fatte delle domande un po' piccanti, ma Alessia Macari ha risposto: no, tutto a posto, avevo solo un contratto per 3 puntate e poi sono stata sostituita come da copione. C'è qualcosa che non ci convince, chissà, scopriremo. Marco Carta ha fatto outing. Nel salotto di Barbara D'Urso ha confidato la sua sessualità. Ha mentito per 10 anni perché ovviamente non si sentiva pronto a confidare a tutti quanti che lui fosse gay. Nessun problema ovviamente per il pubblico che lo ha accolto e ha dato un applauso molto caloroso, ma Marco Carta ha deciso di rivelare a tutti che è felicemente fidanzato, che ha un compagno da anni e che si sentiva pronto per confidare a tutti appunto che lui non è etero. E vabbè, chi se ne frega, l'importante è la bravura. Marco, ti vogliamo bene. La bravissima Madonna purtroppo si è fratturata un piede. Sì, durante le prove del suo spettacolo ha avuto un piccolo incidente appunto al piede, ma questo non la ferma, sì, perché l'instancabile Madonna continua a portare avanti il suo spettacolo nonostante i movimenti non siano fluidi. E come va la storia col Toy Boy? Beh, abbastanza bene. Lui è un ballerino di 26 anni e pare che le male lingue dicano che lei faccia questo per far ingelosire l'ex marito Sean Penn della serie A volte ritornano. Ma comunque auguriamo a Madonna una felice storia d'amore con questo toy boy di 26 anni. Non sarà troppo giovane?